Ciao amici di Fonblog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di un accessorio non tanto ultra tech, ma davvero utile e davvero, ragazzi, secondo me, smart. Perché oggi vi porto la recensione del baby monitor di Victor. Un baby monitor venduto anche da altri store, come in questo caso ringrazio il negozio su Amazon Italia Babyphone che mi invia questo sample in prova. Lui è il modello BM32, lo vedete lì alle mie spalle. Ha un display wireless che si può portare in giro per casa. Ragazzi, è davvero un accessorio sorprendente, anche se non ho bambini in casa. Questa volta sono stato io il bambino e l'ho provato a fondo, ma scopriamolo insieme nella recensione completa dopo la sigla. Unboxiamo rapidamente la nostra confezione bianca, molto grande, tutto ben incartato all'interno. Troviamo il baby monitor, ossia la videocamera che funziona collegata a corrente. Infatti nella scatola abbiamo, ragazzi, due alimentatori gemelli con porta micro USB. Sono alimentatori con attacco da parete, quelli nostri, quelli europei, quindi niente adattatori Cina, in modo che si possono anche interscambiare tra di loro. Troviamo inoltre il monitor, quindi non solo la videocamera, il nostro monitor a colori che ha una batteria ricaricabile e anche il suo alimentatore. Funziona anche quando connesso sotto carica, quindi non vi preoccupate, non rimarrete mai con il vostro baby monitor inutilizzabile. Troviamo inoltre un pochettino di manualistica. Il manuale, ragazzi, è bello grande e comprende anche la lingua italiana. Iniziamo a descrivere la videocamera. La vedete alle mie spalle, collegata alla corrente, accesa in tempo reale. Trasferisce le immagini e anche l'audio con il sistema Vox sul nostro, ragazzi, display. Tutto in tempo reale. La latenza è davvero bassa. È un apparecchio, devo dire, costruito in plastica, molto semplice. Possibile anche fissarlo con qualche aggancettino, se volete appenderlo a una parete, ma io consiglio di lasciarlo così tranquillamente appoggiato su una qualsiasi superficie piana. Abbiamo lateralmente la porta micro USB per alimentare la nostra videocamera. Frontalmente abbiamo la lente, abbiamo il cerchiettino con all'interno l'infrarosso, perché lui ha l'infrarosso ed ha un'ottima visione notturna, e anche il sensore per il Vox sotto, insieme al microfono e al leddino di notifica, leddino di stato che ci indicherà quando è accesa. Il sistema Vox, vi spiego che cos'è, ragazzi. Si può settare su vari livelli, tutto dal nostro qui baby monitor, e in base al rumore che lui percepirà e al settaggio che gli si dà, il sistema Vox accenderà il nostro display. Quindi immaginate di avere questa videocamera nella stanzetta del vostro neonato, del vostro bimbo, o anche volete monitorare il vostro cucciolo di cagnolino in un'altra stanza. Quando lui creerà del rumore, abbaierà, piangerà o comunque il bambino emetterà un vagito, automaticamente questo display, ragazzi, si andrà ad accendere. Oltre. Ciao amici, questa è una prova di registrazione sia video che audio con il baby monitor. Si può tarare la sensibilità, lui praticamente in base al rumore che percepisce la sensibilità tarata accenderà automaticamente il display reale. È possibile anche dal display settare tempo di luminosità dai 20 secondi ai 60 secondi. Può rimanere acceso anche quando è collegato alla corrente. Ragazzi, non vi preoccupate, lui funzionerà tranquillamente lo stesso senza il minimo problema. È un buon prodotto. Io ora non ho bambini in casa, ma l'ho provato con me stesso, ho filmato,
il monitor, sono stato in un'altra stanza, l'ho provato anche in condizioni notturne, completamente al buio. Devo dire che funziona bene. L'ho utilizzato anche per monitorare una finestra lasciata aperta dall'altra parte della casa quando io ero in soggiorno la notte, la sera tardi, a vedere un film. Riuscivo a capire, se magari a monitorare la finestra per eventuali intrusioni. Quindi, volendo, si può fare questo: si può monitorare il vostro figlio che sta studiando da un'altra stanza, il vostro animale domestico principalmente, però è fatto per monitorare i bambini. Infatti lui è un baby monitor che mi è piaciuto, tutto settabile da questa applicazione, anzi scusate, dal software appunto di questo monitor. Lui è in grado di monitorare anche la temperatura ambientale della stanza in cui si trova. Quindi al display del vostro baby monitor, ad esempio adesso qui sto monitorando che in questa stanza, in questo momento, ragazzi, ci sono 30 gradi, e più vi è la ricezione, oltre a poter settare tempo e ora. Non è possibile comunque salvare fotografie, salvare immagini, è tutto in una visualizzazione in real time con latenza davvero bassa. Parliamo adesso di ricezione. Io ho un appartamento che è all'incirca 80 metri quadrati, comprensivo di balcone perimetrare in tutta l'ampiezza dell'appartamento, e vi dico che in qualsiasi parte dell'appartamento, in qualsiasi stanza, anche chiudendo la porta, anche in balcone, io riuscivo sempre a visualizzare le immagini di questa videocamera. Una videocamera, ragazzi, che per quello che dice di fare funziona bene. Non costa, ragazzi, pochissimo, ve lo dico chiaramente. Come posto io vi lascio un codice sconto qui in descrizione a questo video se volete appunto acquistarlo da Amazon Italia, spesso anche con un coupon da spuntare sulla pagina Amazon direttamente prima dell'ordine, che vi può scontare, aiutare ad abbassare il prezzo di questo prodotto. Ci sono tanti prodotti come questi, in passato ne ho provati altri, ma non per qui per il canale YouTube, e non erano tanto più di un giocattolo. Qui, seppure in plastica, abbiamo un buon display dalla buona colorazione. Devo dire, non è ovviamente un super AMOLED, ma per quello che deve fare lo fa bene. Abbiamo un software interno che comprende anche 8 ninna nan da far suonare da qui direttamente sulla videocamera, e la possibilità di avere anche l'audio in binaurale, non so, credo si chiami così, che si preme comunque il pulsante, la vostra voce, ragazzi, la sentite lì. Quindi il bambino o chi volete monitorare può parlare con voi attraverso la nostra videocamera, e voi in tempo reale sentirete l'audio della videocamera direttamente, ragazzi, sul vostro monitor in qualsiasi parte della casa vi troviate. Se di notte il bambino si sveglia, si accenderà questo display e voi sentirete l'audio e vedrete il video in tempo reale. E secondo me, per questo genere di situazione, questo prodotto non ha prezzo. Io, ragazzi, ve lo lascio linkato in descrizione a questo video, siete appunto interessati all'acquisto di questo baby monitor. Ringrazio l'azienda Babyphone che me lo ha inviato in prova. Vi ricordo inoltre di spolliciare il video, iscrivervi al canale, venirmi a trovare su tutte le mie pagine e profili social, attivate la campanellina per non perdere le ultime novità. Condividete questo video con i vostri parenti, anche con tutti i vostri amici. Tech.offerte per tantissimi codici sconto su Telegram. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!